Bentrovati a un nuovo appuntamento con Orobie Extra. Vi proponiamo anche oggi un film di Baldovino Midali, il panettiere di Branzi, che è conosciuto per la sua passione, per la sua esperienza nella fotografia naturalistica e nei documentari che riguardano la natura della Valle Brembana. Vi proponiamo La mia terra, la mia gente. In questo film la voce narrante è quella di Edoardo Raspelli, che è un famoso giornalista e gastronomo. Qui Baldovino ci mostra non soltanto le immagini degli animali dell'Alta Val Brembana, ma anche le testimonianze, i racconti della gente che abita queste terre. Guardiamo insieme il film. La storia che vi voglio raccontare oggi è una storia vera, vissuta tra lavoro e amore per la natura, senza dimenticare una terra e una gente, la gente che abita la Val Brembana. Lui è un personaggio singolare, un po' poeta, un po' artista, ma soprattutto un panettiere. Le idee, i progetti nascono dai suoi sogni, ma all'improvviso. Comincio una nuova, lunga, lunghissima giornata di lavoro. Farina, acqua, lievito, il pane. Ogni angolo della terra ha le sue caratteristiche, ma ci sono sicuramente luoghi privilegiati. Baldovino Midali, uscendo di casa, incontra il posto giusto, con animali e paesaggi incantevoli.
con i primi raggi del sole il ghiaccio si scioglie e i germogli si risvegliano. Ogni anno è una nuova storia, una nuova avventura della vita che sempre riesce a stupire e a commuovere se ci si ferma ad ascoltarla. Così tra questi scenari si incammina per la sua valle, per incontrare la sua gente, gente che lo ha sempre sostenuto ed aiutato. Ercole un giorno gli disse: Emozioni forti e giornate indimenticabili che gli lasciano un segno indelebile nella sua mente. Nei luoghi che abitualmente frequenta c'è gente che vive e lavora e a volte si svolgono attività che solo qui, in questi posti, si possono fare. L'azienda è sul territorio da 25 anni. Le nostre coltivazioni di piante officinali si trovano in questo angolo della natura, della nostra valle, lontana dal traffico, dall'inquinamento, e in questa atmosfera sana e naturale prestiamo una costante attenzione a tutte le fasi di lavorazione. A marzo iniziamo la preparazione dei terreni per la semina e per i trapianti, avendo cura di associare tutte le piante in modo da aumentare le loro proprietà. Iniziamo in primavera con la raccolta degli steli fioriti di Pulmonaria officinalis e dei fiori di Epatica nobile.
maggio il biancospino è tutto in fiore e si raccolgono pizzicando qua e là. Noi sfruttiamo ciò che la natura ci offre, andando anche nei prati abbandonati, nei boschi, nelle nostre montagne e mantenendo sempre un grande rispetto per l'ambiente. Qui troviamo i fiori di ginestra che vengono raccolti uno ad uno. Alla raccolta delle peonie officinalis. Piante raccolte in giornata vengono portate nell'essiccatoio estese sui vari telai, vengono fatte essiccare per poi essere trasformate in preparati per la salute e la bellezza della persona. Appena andiamo via la sera arrivano i caprioli. Ho sentito anche il picchio muratore, prova adesso a vedere se lo vedo.
rintocchi delle campane hanno da sempre accompagnato e scandito la vita dei valigiani. A Roncobello nel settembre del 2000 è nata l'esperienza della scuola campanaria. Scuola campanaria significa scuola che insegna a suonare le campane, il suono delle campane e la tradizione delle campane. Quindi nel 2000, quando abbiamo iniziato questo esperimento del riportare il suono delle campane tra la gente, abbiamo dovuto fare un grande lavoro di riscoperta. Cioè intervistare i campanari anziani, coinvolgerli nel suono, spesse volte anche ricoinvolgerli perché avevano smesso di suonare per l'elettrificazione delle campane o per la vecchiaia, e stimolare i giovani a questo mondo. La difficoltà stava nel fatto di avvicinare dei ragazzi non abituati alla tradizione a qualcosa di puramente tradizionale, semplice come sono i nostri strumenti, cioè le campane, e gli strumenti d'ausilio per imparare a suonare le campane a tastiera, che sono le campanine, che non sono altro che tubi tagliati e intonati o lastre di vetro tagliate e intonate. Un grande vantaggio per la salvaguardia di questo tipo di conoscenze è venuto dall'informatica, dalla tecnologia. Quindi curiosamente da un lato la tecnologia con l'elettrificazione ha messo in un angolo quello che era il sistema manuale di suono delle campane, ma dall'altro la grande salvaguardia è venuta esattamente dal fatto di poter sfruttare la tecnologia dei computer, quindi tramite internet fare dei filmati, metterli su internet, fare in modo che i ragazzi di altri paesi, altre zone d'Italia e d'Europa potessero e possano condividere queste conoscenze. Quando noi abbiamo riaperto, diciamo così, i campanili, tornando a suonare sulle celle campanarie che erano state abbandonate da decenni, abbiamo scoperto che i campanili erano eccezionali torri panoramiche di osservazione della stupenda natura, degli animali e della compenetrazione del suono con l'ambiente. Il contatto con la campana, il contatto con la natura che suona intorno a noi, esattamente come in questo momento, con il suono del ruscello, degli uccelli, è tutto questo che si può contemplare dall'alto del campanile. E quindi diventa un punto eccezionale di osservazione, perché anche rispetto a un bosco, sui quattro lati uno può osservare quattro paesaggi diversi, può avvertire il suono del vento attraverso i bronzi, attraverso il materiale, il cinguettio degli uccelli, e assolutamente captare i suoni reali della natura. Thank you.
Nelle sue frequenti passeggiate, Baldovino Midali ama incontrare persone semplici, con profonde radici nella propria terra e nel proprio ambiente. Ma buona, chi è una bella notizia di te che siete arrivati un momento prima che la poiana che la mi ha la galena. Guarda te cosa che la mi pensa che sono sì da che? Lei ha 72 anni che so che le spere di stare a fuori che senza trovare da quel finto sera da sentire un po' gli animali. I miei figli che giù la stalla e giù da casa mia le acche. No, no, ada, vale la pena ne a trovare. Se cosa che fu, un tacco dell'inverno, fu del corsi. Fu del timo corsi e poi Dio perché del fuoco freccio. E io lo sto in casa a fare corsi. La poiana, ma che la poiana lì la mette a fare. Lì è sempre che la gira, poi se la trova una gallina. E poi che lei che se ne accende che gli accompagna, mangia solo ma che basta. E via la va. Ah, la poiana la che scappa mia, Thank you.
Nel fragile equilibrio tra passato e futuro, qualche giovane si ricava una possibilità di lavoro e di vita. I miei familiari salgono in questi alpeggi dal 1952. E io, vabbè, fin da piccola salivo anch'io, però ovviamente saltuariamente, e invece a partire dall'età di 8 anni ho iniziato a stare qua con loro per tutta la durata dell'alpeggio, che va generalmente da metà giugno a metà settembre, secondo un po' delle condizioni climatiche. Qui la sveglia è abbastanza mattutina, ci alziamo verso le ore 6, eseguiamo la mungitura dove partecipiamo tutto il personale dell'alpeggio, perché richiede molto lavoro. Seguo l'aspetto della caseificazione qua in alpeggio, quindi della produzione del formaggio. Fino a qualche anno fa aiutavo mio zio Antonio nella preparazione delle attrezzature, di tutti gli occorrenti per la produzione del formaggio, e ora invece lo produco io. Sicuramente questa è una vita abbastanza dura e faticosa, perché la giornata è lunga, impegnativa lavorativamente, però a me piace molto perché sei in stretto contatto con la natura. Quando è possibile si fa un piccolo riposino per poi ripartire nel tardo pomeriggio verso le 4 per la mungitura serale, al termine della quale c'è di nuovo la produzione del formaggio, quindi la giornata termina verso le ore 22-22:30. Recandomi poi alla sorgente per prendere l'acqua, capita poi di incontrare anche degli animali selvatici, come ad esempio nel bosco i caprioli, e poi in prossimità della sorgente anche degli uccelli che o fanno il bagno oppure bevono l'acqua. Thank you.
iniziato mia mamma 7 anni fa per passione, ha comprato le pecore, per poi adesso l'anno scorso per passione sto andando avanti io. Dopo con le pecore noi durante l'estate scegliamo in appeggio, invece d'inverno quando qua ormai scende la neve siamo costretti a scendere a valle. Come dice, il cane è proprio veramente il migliore amico dell'uomo perché è socievole, se gli manca la parola poi c'è tutto. Vedi, ci sono anche molti animali selvatici belli da vedere. Il colore degli alberi, gli animali, le luci, i silenzi. Queste sono le condizioni in cui Baldovino Midali cattura attraverso le immagini l'armonia della natura per preservarla, per conservarla. C'era solo le galline che io andavo in dappo con questo sul, dopo con fuori più lì senza fe, una tata una bracca di fede da gaso, tante di tira sira perché adesso il primo volte. Ah. Volta i cambiati che fa adesso, sarebbe bello vivere qua. Quando sono venuto qua io, 50 anni fa, era come essere al terzo mondo, come dicono, perché non c'era la luce, non c'era la strada, e non c'era niente. Si andava avanti lavorando, lavorando, mangiando di quello poco che si produceva.
Mi piace molto perché ci sono molte passioni comunque nel nostro piccolo, che sono quelle della camminata, sono quelle dell'apprezzamento di comunque della natura, del verde, e in queste valli che posso definire incantate si possono fare mille suonate, si possono inventare mille canti, mille suoni che riproducono un po' cos'è l'ambiente. Abbiamo fatto la strada, adesso anche i nipoti che abbiamo qua vanno a scuola con la macchina, col pulmino, e invece una volta si andava avanti e indietro a piedi, sia che c'era la neve che pioveva, e poi c'erano mica le attrezzature che ci sono al giorno d'oggi. È cambiato tutto, bisognerebbe cominciare la vita adesso, che c'è un po' di diversità, un po' di mondo anche qua, seppure siamo in montagna, perché lo sai com'è la storia qua. Bisogna falciare a mano, portare tutto a spalle, sgobbare al mattino alla sera, andare a fare la legna. È sempre in movimento, ma sempre con le spalle cariche. E la vita era così, è stato così per me. Un altro aspetto che mi piace è l'inverno, la neve, il bianco, la purezza del bianco, invece in autunno i colori, diversi colori, il rosso con l'alternanza del giallo e del verde. Tutto bello, diciamo, qui in montagna. Tu vai a vedere se trovi l'aquila. Sai che stamattina ce n'era una là, qua sopra, su quelle montagne qua. C'era solo uno che girava, provare a andare su se riesci a trovare. Riprendere la vita degli animali non è sempre facile. La maggioranza delle uscite non va a buon fine, però la soddisfazione per una giornata in mezzo alla sua gente, in mezzo alla sua natura, è immensa.
Cari amici, quella che abbiamo visto è la Val Brembana raccontata da Baldovino Midali, un poeta, un artista, un panettiere. Mi auguro che abbia trasmesso a voi la mia stessa emozione, la mia stessa commozione. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.